Amici lodatori del sole, bentornati in questa nuova puntata su Final Fantasy VIII, edizione PC su Steam. Io sono felice, come sempre siamo sulla rubrica Happy Gamer per questo terzo episodio. Come sempre vi invito a vedere il video precedente, quindi la seconda parte, e se tutto va come previsto, ora che la serie di Naruto purtroppo è implosa, continueremo con due video di Final Fantasy VIII a settimana. Allora, eravamo tornati dopo la prova della Caverna del Fuoco, dove abbiamo ottenuto niente po' di meno che Ifrit. Vedetelo qua, tutto bello, col suo orecchino all'orecchio qua. Eravamo tornati nel dormitorio per metterci la nostra bella divisa, che non vi ho fatto vedere la volta scorsa perché è qua dentro e la vedrete ora, per partecipare, penso, alla cerimonia. Ok, se riesco anche a... ok, ce l'ho fatta. L'uniforme, non la metto, la metto. Siamo qua per metterla, quindi... vediamo un po' quanto sarà bello il nostro... guardatelo! Guardate, ciao! Sembra che ha un occhio guercio, sembra che ha l'occhio chiuso lì dal ciuffo emo. Comunque, in tutto il nostro splendore, adesso ci dirigiamo... non so esattamente dove, ma sono certo che troveremo la strada. Forse nella hall. Sì, nella hall dovremmo andare. Sono molto, molto convinto che il posto giusto sia la hall. Esatto. Ecco qua la nostra prof. Sexy prof. Quistis. Squall! Squall! È impossibile che io arrivi da lì. Quella è l'entrata da fuori. Io venivo dal dormitorio. Non potevo fisicamente arrivare da lì. Fa niente. Bene, ti dirò come sono formate le squadre. Dunque, con te ci sarà Zell Dinch, quel tipo vivace. Ah giusto, stiamo andando a fare l'ultima parte dell'esame da Sid. Non è vivace, è rompiscatole. Non si può cambiare? No, non è possibile. Zell? Zell Dinch? Ed eccolo qua, cutscene di presentazione di questo personaggio che diventerà parte integrante del nostro gruppo forever. Eccolo qua, con la sua bellissima cresta. Ah, io sto con te. Per la serie mi fai schifo, non ti do la mano. Spiegazione. Si possono cambiare anche le postazioni di Zell nella finestra status. Ma va? Impostando in on la funzione automatica duello, che fra parentesi è la sua mossa finale. Voi non avete ancora vista una di mossa finale perché non è ancora capitato. Dobbiamo avere la vita proprio in modalità critica per poterle usare. Quella di Zell si chiama duello. Nella quarta finestra delle tecniche speciali, la tecnica speciale duello verrà selezionata automaticamente senza l'aiuto di nessun comando. Cosa abominevole che noi non faremo, perché è da nabbi. Inoltre sarà automatica anche la scelta e l'esecuzione delle tecniche. Va di retro proprio. Fine della spiegazione. Bellissimo. Comunque, la tecnica finale di Zell è appunto duello. Ci permette, inserendo determinate combinazioni, di fare, diciamo, delle mini tecniche all'interno della tecnica in sé. Non vai tanto d'accordo con Seifer o sbaglio? Ah, sai com'è, mi ha strappato un occhio. Anche stamattina avete litigato, vero? Non abbiamo litigato, ci stavamo allenando. Questo è quello che pensi tu? Lo sai che Seifer si diverte a rompere le scatole? Lascialo stare, è meglio. Fatti gli affari tuoi, smettetela! Dunque. Seifer è il vostro caposquadra. Ta-na-na-na. Notizie devastanti, ecco. Caposquadra, quello? Non sono ammessi cambiamenti. Seifer? Dov'è Seifer? Eccolo lì. Tipatico, pure con le guardie del corpo. Oh no, Raijin e Fujin. Loro e il loro comitato disciplinare. Tu sei il caposquadra, mi raccomando, voglio il massimo da te. Professoressa, detesto le raccomandazioni. E noi detestiamo te. Se le risparmi per i buoni a nulla. Ecco. Oh sì, certo. Seifer, mi raccomando. Epico umorismo di Quistis. Stupendo. Aggiungi Quistis alla lista. Lista? Che lista? E che diavolo ci sarebbe scritto? Bene. Voi sarete la squadra B, io sarò la vostra coordinatrice. Non ne dubitavo. Il lavoro di squadra è fondamentale per superare l'esame.
Lavoro di squadra uguale a rottura di scatole. Non vi voglio fra i piedi, mettetevelo bene in testa. Proprio antipatico. I membri sono tutti qui. Attenzione. Fa capolino. Eccolo qua. Il presidesido, come lo chiamo io, Robin Williams. Salve a tutti, come state? Sono il preside Sid. Prenderanno parte all'esame pratico le squadre A, B, C, D per un totale di 12 partecipanti. Procederete verso un vero campo di battaglia dove è in corso una vera guerra. Sembra tosta, eh? Vita e morte, vittoria e sconfitta, gloria e umiliazione vi aspettano. In un mondo, ragazzi, che voi ancora non conoscete. Allora, nessuno ha paura? In posizione d'Apollo. 9 Sid parteciperanno alla missione. Porteranno a termine il compito nel caso di un vostro fallimento. E grazie per la fiducia, eh? Questo è il punto meno problematico. Il vanto del Garden di Balamb. Le nostre truppe scelte Sid. Imparate da loro, seguite le loro indicazioni e superate l'esame. Dimostrateli di avere le carte giuste per essere come loro. Bene, ora andate. Grazie, preside. Personaggio adorabile quest'uomo, lo scopriremo durante tutto il gioco, proprio personaggio stupendo. Posso muovermi? Sì. Vediamo cosa dicono. Beh, io vado. Ciao. Sì, no, volevo parlare con l'altro. Ma, ok. Non abbiamo ancora specialisti di Gunblade. Ce so io, preside. Per questo vorrei che tu e Cypher riusciste a diventare Sid. E io di certo, poi lui non lo so. Perfetto, e partiamo su questa bellissima macchinina gialla. Dai, Squall, fammi vedere il Gunblade. Dai! Silenzi che parlano. Un attimo solo! Vai, Squall. Ho capito, tienitelo. Ok. Sei proprio un tirchio. Dite qualcosa, che diavolo pensate? Niente. Pensiamo a niente, mi spiace, Zed. Guardate che faccia da sedere che c'ha Cypher. Questo soffre di iperattività, non riesce a stare fermo. Non riesce a non lodare il sole per neanche un secondo. Stai fermo. Gallinaccio. Cosa hai detto? Basta ora, come i bambini dell'asilo. Tanto scuola impassibile proprio. Professoressa. Chi era la ragazza che era stamattina in infermeria? C'era qualcuno? Non ci ho fatto caso. Voi ve la ricordate? Qualche problema? No, niente. Veramente il massimo. In squadra con un gallinaccio e un cerca ragazzine. Mamma mia, quanto antipatico! Attenzione, comandi della macchina. Vabbè, comandi qua indescrivibili, proprio... non si sa. Guardate che bella... Ok, così... così si gira, ho scoperto. Per mandarla avanti. Ok, non, così si scende. Ok, quindi con X va avanti. Perfetto. Dobbiamo andare a Balamb e Balamb è di qua. Cerco anche di stare sulla strada. Proprio. Incomandabile. Ok, qua c'è Balamb senza finire giù. Eccoci qua. Questa è Balamb del Garden di Balamb, giustamente. Passeremo molto tempo in sta città in futuro. Tutti giù. Guardate che bel panorama. Quella nave.
Ormai non si può più tornare indietro. Cosa c'è? Sei nervoso? Ehi voi, siete gli ultimi, presto, salite su. Non deludermi anche tu. Forza, muovetevi! Svelto Squall. Bene ragazzi, qui adesso non dobbiamo parlare con nessuno, perché nella valutazione, in questo momento, per ogni persona con la quale parleremo ci verrà sottratto meno uno in non mi ricordo quale, diciamo, dei paragrafi della valutazione. Però insomma ci vengono tolti dei punti. Guardate qua, fiera la nostra nave come è partita. Partita in quarta. Ehi, Quistis. Questi sono i membri della squadra B di questa missione. Agli ordini. Agli ordini. Cypher, quante volte sono che ripeti l'esame? Mi piacciono gli esami. C'è l'occhio di Quistis sbuggato. Guardate. Vi spiego il compito di questa missione. Ok. Momento briefing. Sedetevi. Il cliente era la Repubblica di Dollet. La richiesta di intervento SID è partita 18 ore fa. Circa 72 ore fa, Dollet è stata invasa dalle truppe G, G sta per Galbadia. Dopo 49 ore di battaglia, i capi di Dollet hanno lasciato la città. Adesso sono sulle montagne vicine che riorganizzano l'esercito. Questa è la situazione. Ora vi spiegherò qual è il nostro piano d'attacco. Le truppe G stanno attaccando ciò che resta dell'esercito di Dollet confinato sulle montagne. Sbarcheremo alla spiaggia di Luptan. Elimineremo le truppe G rimaste nelle postazioni e libereremo la città dagli invasori. Easy, quindi pulizia totale. Noi SID intercetteremo il resto delle truppe G che dalle montagne sta tornando verso la città. Noi cosa dobbiamo fare? Voi candidati SID dovete bloccare le truppe G, galbadiane, in città. Eccitante! Noioso. In altre parole facciamo il lavoro più scomodo. Scusa, eh. Lo sapete, ma ve lo ripeto. Non è una missione suicida. La ritirata è inevitabile. Sbarchiamo fra poco. Arrivati a terra cominceranno i combattimenti, tenetevi pronti. Sì, sarà bella movimentata sta missione, quindi prestateci attenzione. Tutto chiaro? Se avete qualche domanda chiedete a Quistis. Perfetto. No, non parlo con nessuno, se no mi vengono tolti i punti. Stiamo per sbarcare, svelti, preparatevi. Ricevuto, ricevuto, ricevuto. Ehi, Squall, da uno sguardo alla situazione di fuori. Ovviamente siamo dei siti, quindi dobbiamo mantenere comunque una coerenza nei confronti del nostro caposquadra, anche se odioso, quindi... Ricevuto. Naturale, è un mio ordine. Ma vai a... Ti pesto, ti pesto! Andiamo a vedere fuori. Così assisteremo anche a una cutscene piuttosto carina, insomma. Guardate che bello, il riflesso della luna sull'oceano, sul mare. Non so se sia adesso un mare o un oceano. Ecco, da guardare la nave è un po' meglio così rispetto a come la vedevamo prima. E ovviamente chi c'è qui fiero a controllare sulla nave... Maestro Squall. Il grafico tipo scuola. Sì, è un po' diversa. Sta dando un po'... Vedendo così sembra che ci siano i fuochi d'artificio. In realtà c'è la guerra. Pronti ragazzi? Wow, facciamo i trick. Trick col sottomaranave. E hop, direttamente dalla cazzina in gioco. Con un po' di bug inclusi, eccoci.
La squadra B sorveglierà la piazza principale. Verificati i junction dei GF prima di cominciare una battaglia. Ma va? Infatti ora dovremo riequilibrare i junction per usare Squall, Seifer e Zell. Facciamolo subito. Ok, vedete i nostri tre compagni di squadra. Allora, passiamo subito ai junction. Allora, sono... Dove me li ha messi? Tutti su Squall? No. Shiva me l'ha lasciata su Quistis. Quindi via. Perfetto. Quindi facciamo così. Mettiamo Shiva a Seifer. Ok. Così, velocemente. Non ha magie, quindi GG. Non ho voglia di trasferirgliele, pazienza. E mettiamo Quetzal a... Mettiamo Quetzal a Zell. Ok. Andiamo. Dove sono i nemici? Andiamo, andiamo. Guardate, fiero, safer come... Facciamo un safe point. Vabbè, salviamo giustamente perché non si sa mai nella vita, però non dovrebbero esserci problemi. Però imparate nei giochi di ruolo sempre salvare i safe point. Eccoci qua, le guardie di Galbadia, ve le presento, sono queste. Le saranno un evergreen per tutto il gioco. E l'ambientazione ovviamente è Dollet. Carina anche, devo dire. Cosa si può assimilare da sti qua? Un po' di tutto. Si può assimilare un po' di tutto, ma... Lo farò fuori dal video, insomma, per ora. Sbam. Vedete, Zell attacca coi pugni. Queste guardie non sono particolarmente forti. Se non sbaglio usano solo attacchi fisici. Forse hanno una mossa speciale, lanciano una granata, credo, e utilizzano forse fire occasionalmente. Nulla di che, comunque. Cioè, quando poi il video finirà, io passerò un po' di tempo a far assimilare qualche magia a Zell, più che altro. Guardate qua che si tuffano anche dal cielo, proprio. Attacco prioritario. Questo capita quando il nemico avrà appunto l'attacco prioritario rispetto al nostro. Tipo che ci ha preso a imboscata, mettiamola. Sono dei ragazzini, vabbè. Sarete belli voi. A quanto pare l'unico che riesce a farli fuori con un colpo secco è Squall. Guardate, vi faccio vedere come si usa su di loro la magia assimilata. Cioè, anziché assimilarla, la uso direttamente contro di lui. Vedete? Anziché accumulare Thunder nelle mie risorse, ho deciso di spendere immediatamente quella assimilata per level up Squall, bravo. Ho ottenuto due pozioni. Quetzal ha preso abilità Junction HP, grandissimo, Shiva J Forza. Perfetto, perfetto, davvero perfetto. Gli diamo subito una sistemata, anche se in effetti non hanno... Però c'è una cosa che posso fare, posso trasferire, guardate, le magie che aveva Quistis, vedete, scambia... Forse prendi, com'è che posso fare? Scambia le magie tra i personaggi, prende le magie... Ok, così. No, al contrario. Il personaggio che riceve la magia è Zell, il personaggio che... Perfetto, hai visto? Così tutte le magie che aveva Quistis sono passate a Zell. E ora possiamo fare Junction HP. Ovviamente HP con energia è qualcosa di spettacolare, vedete 710. E magia usiamo Blizzard. Perfetto. Poi c'era Squall che aveva la Junction Forza. No. Boh, non lo so. Ah, aspettate, l'avevo dato a Seifer. Sì, ma tanto Seifer non ha magie, perciò proseguiamo. Devo vedere un attimo, scusate, anche che cosa devo far imparare ora ai miei Guardian Force. Facciamo imparare J-Rez a Quetzal. Facciamo imparare J-Rez anche a Shiva. E tu devi continuare a imparare supporto. Ok, scusate, ma il Final Fantasy è doveroso. Sono doverosi questi... queste interruzioni. Avanti c'è la piazza principale. Oh, i codardi!
uscite fuori, mi state facendo annoiare. Guardate Cypher proprio... guardate il bar, bar Nautilus, League of Legends ovviamente. Che idiota. Piace molto l'ambientazione di questa città, è fatta bene, sembra quasi una cittadina italiana. Ha un soldato. Beh, non sarà uno, credo. Spero almeno, se è uno dai è tristezza proprio. Sì, è uno davvero, vabbè. Ok. Va, facilissimi, cioè proprio... sono ridicoli. Forse ci sono altri nemici in giro. No, però c'è un cane, c'è un pallino. Date un'occhiata qua attorno. Ciao cane. Bello cane scodinzola. Boh, sembra tutto... ah no, guardate lì c'è qualcuno imboscato là dietro. Si era camuffato dietro l'auto. Verrai punito per questo. Poi non so se è una mia impressione col timer. Salveremo dopo. Se è una mia impressione, ma le texture mi sembrano davvero molto più pulite qua su PC. Anche se in teoria non dovrebbero aver fatto un lavoro sulle texture. Non lo so. A buon rendere comunque, insomma. Ok. Questa level up. Non ci sono più nemici qua intorno. Attorno. A lui intorno non piace, devi dire attorno. Però c'è il cane. Ti seguo, cane. Aspettiamo che si facciano vivi. Va bene. Aspettare, che parola noiosa. Continuo a parlare col cane io. Giro. Qua non posso andare, ovviamente. Sta succedendo qualcosa. La battaglia è iniziata. Sì, infatti si sente la terra tremare. Andiamo a dargli il benvenuto. Fuori dai piedi. Povero pallino. Vergognati. Che brutta persona. Ehi soldati, dove siete? Vi sto aspettando. Brutta persona, Cypher. E anche il cane lo odia. E qua, con la testa di Cypher buggata, stiamo attendendo. E il cane. Non si vede nessuno. Cane, vedi qualcuno? Zell? All'inferno, così, proprio a caso. Che noia mortale. Basta, non ce la faccio più. Oddio, notate la scritta ristorante in italiano lì nello sfondo, GG. Magari siamo davvero in Italia. Sono stufo di aspettare. È la tua missione, Cypher, per rompere le scatole, davvero. Basta, non ce la faccio più. E questo, un cane d'addestramento. Povero cane, cosa ti ha fatto? Lascialo stare. Ecco. Così è offeso. Sta lodando il sole. Con delle guardie sneaky sneaky che è anche un bel po' di guardie, aggiungerei. Nemici. Ma dove diavolo vanno? Qualcosa mi dice che presto lo scopriremo. Cosa sono quegli impianti in cima alla montagna? Vedete lì nell'angolino a sinistra. Andiamo a vedere. È contro gli ordini. Non è detto che eri annoiato? Squall! Sono gli ordini del caposquadra. Gli ordini del caposquadra? Anche tu vorrai rompere qualcosa. È l'occasione giusta per vedere a cosa è servito il training con te. A parte farti una cicatrice. Grazie a te neanche l'avversario più spregevole riuscirà a battermi. Allora un giorno mi ringrazierai. Smettetela! Siete proprio uguali voi due. Ma intanto vorrei farvi notare come tipo i pantaloni di Cypher siano stile fantozzi, cioè tipo ce li ha sotto il mento, GG. Statemi a sentire, questa non è una comune battaglia. È un esame importante, dobbiamo rispettare gli ordini. Tu allora resta qua, gli sfaticati non ci servono. Cosa?
Il cane anche lo dice. Non badargli, Zell. Piuttosto, Seifer, se proprio dobbiamo andare, muoviamoci. I nemici si stanno dirigendo verso la montagna. Presidiamo quella zona. Andiamo. Ricevuto. All'inferno. Ricevuto. Perfetto. Yeah, andiamo verso la montagna. Andiamo contro gli ordini a immischiarci nei guai. Guardate che bello anche qua il panorama. Nemici, ovviamente. Sempre i soliti, non in questa zona no, non c'è varianza. Sono proprio questi sono e questi ci teniamo. Morto, proprio. Spavaldo anche nella vittoria, sembra che ha le convulsioni. Ta ta ta. Ok, questi dobbiamo ignorarli, perché sennò avremo brutte sorprese, quindi proseguiamo. Chi siete voi? Siamo stati inviati dal Garden, siamo i candidati Seed. Ehi, cosa succede lassù? I soldati galbadiani si stanno infiltrando nella torre di trasmissione. Ma si imbatteranno presto nel covo dei mostri. Se andate anche voi, fate a... Ah! Bellissima la mia interpretazione proprio. Ed ecco qua che abbiamo un... chiamiamolo mini boss, insomma. E voi ascoltate, lasciate a me l'ultimo colpo. Chi fa fuori il nemico prende più esperienza. Ma col cavolo che ti lascio l'ultimo colpo. Ecco, questo un pochino di male me l'ha fatto. Forse posso usare il Renzo Kuken, che è la mossa speciale di Squall, vediamo. Vediamo un po'. Eccolo qua, Renzo Kuken. Guardate, metti in pausa un attimo, vi spiego. Adesso apparirà una barra in basso e dovremo con tempismo premere un grilletto a seconda dei colpi che sferrerà la spada. E se li faremo tutti giusti, alcune volte, terminata appunto la... scusate, la sequenza, ci sarà anche un attacco di chiusura che cambierà poi con i livelli. Trigger, 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 trigger. Presi tutti, ovviamente. Ed ecco qua il colpo di chiusura, colpo imperiale. Bam! Spettacolare, direi. Oh, scusa! Scusa, non volevo! Cioè, l'ho proprio one-shottato. Ma infatti più che un mini-boss è un nemico che a questo livello magari era un pelino forte, ma poi sarà un nemico che incontreremo normalmente. La Shiva level up. Ifrit ha preso supporto. Yeah! Pure i mostri. Bella grana questa. La storia si è fatta solo più emozionante. Forza, muoviamoci. Emozionante. Povero tizio. Ok, se trovo un save point... Ah, giusto, devo anche... Dato che Ifrit ha preso supporto... Ora li facciamo imparare. Direi JHP, così almeno Squall, poverino. Possiamo farle salire un po' la vita. Guardate la differenza. Cioè, Zell che ha JHP a 700 di vita, Squall ne ha 500. Quante scale! Quante scale! Peggio che a casa del Sir Bru. Controllo generatore di corrente completato. Nessun problema con il motore ausiliario. Che diavolo stanno facendo? Confermata rottura a filo cavo. Inizia il lavoro di sostituzione. Ricevuto. Lo stanno riparando? Evidentemente sì. Che ce ne importa? Sai come siamo giusto qua a seguirli. È la prima volta in un è la prima volta in un vero campo di battaglia? Paura? Non lo so. Cerco di non pensarci. Io non ho paura. Le guerre mi piacciono. Vorrei che non finissero mai. Mi fanno sentire più vicino alla realizzazione del mio sogno. Sogno? Avrai anche tu i tuoi, no? Non è un discorso che mi va di fare. Che succede? Voglio sentire anch'io. Pensa ai fatti tuoi. Brutto scemo. Bellissimo vedere come batti beccano. Ehi, Zell, cosa c'è? Una mosca che vola? Maledizione. Eccovi qua.
Ed ecco presentata nostra amica nuova comparsa Selfie. Ciao Selfie. Selfie che non è quello che si fanno le vostre amiche di 12 anni in bagno davanti allo specchio col cellulare, ma lei è Selfie, scritta Selfie con la PH, Selfie. Si pronuncia Selfie. Voi siete la squadra B? Ah, ma tu sei quello che mi ha accompagnato. Esatto. Ricordate nel primo episodio? Grazie a te mi perdo un po' meno di prima. Scusa, non mi sono presentata. Sono Selfie, porta ordini della squadra A. Il caposquadra è Cypher, vero? Dov'è? Eccolo là. Un giorno ti parlerò del mio sogno romantico. Va bene. È dura fare la porta ordini. Oddio. Caposquadra, aspetta! IG per il salto dalla rupe. Ma che fate? Dai, andiamo! Ok, qui potremmo saltare, ma non lo faremo perché influirà negativamente sulla nostra valutazione. Quindi facciamo la strada lunga, questa qua, noiosa, brutta e antipatica. Però almeno non perdiamo punti. Ecco. Perché ci avete messo tanto? Se saltavate giù facevate prima, no? Prima? Di solito non si salta giù da una rupe del genere. Vero Squall? Oddio, cosa devo rispondere qua? Non lo so. Pare di sì. Non lo so, esclusi i gallinacci, gli altri ci riescono tutti. Cosa hai detto? Sei arrabbiata, è un gallinaccio davvero. Bello che litigano. Ora ci si mette pure questa, non sono un gallo io. Se non ti piace gallo facciamo pollo. Ma pollastro non suona bene. Lol. Dopo il gallo, pure il pollo. Ora basta, fate come vi pare. Dai, non te la prendere. Andiamo? Ok, dobbiamo verificare ovviamente anche i junction dei GF, perché adesso abbiamo anche lei in squadra. Ma dato che, se non ricordo male, c'è un save point qua, evito di fare la junction adesso, così poi interrompiamo l'episodio e lo faccio offline. La torre di trasmissione. Com'è grande! Doppi sensi. Soldati di gara, scappiamo! Non prevedo nulla di buono. Ammasso di codardi. Ah! E se ne va proprio. Il caposquadra se n'è andato. È in seguito, scusa, cosa stai a guardare me? Qua, se non sbaglio, c'era un save point, esatto. Cypher, sei di sopra? Ehi, caposquadra B! Ok, qua c'è... trovato Blind, ok. Blind è una nuova magia ed infligge status cecità, ovvero i colpi fisici dell'avversario non andranno a segno. Comunque adesso salviamo. E direi che per questo episodio è tutto, perché è già durato un bel po', direi che siamo sui 30 minuti. Quindi spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio per aver seguito questo episodio e anche tutta la serie in generale. Vi invito a continuare a commentare. E niente, qui da Felice è tutto, iscrivetevi al canale e ricordatevi... ci vediamo ovviamente col prossimo episodio settimana prossima e lodate il sole! Ciao a tutti!